Ma io sono una PMI e ho pubblicizzato tutti i miei prodotti. Non capisco perché le persone non si interessino al mio brand. Pensi sia davvero abbastanza semplicemente promuovere i tuoi prodotti per farti conoscere e creare una relazione con i tuoi clienti? Che tu sia una PMI o una grande azienda, è fondamentale creare una relazione continua e di fiducia con gli utenti e con i tuoi clienti. E pubblicizzare informazioni o condividere informazioni sui tuoi prodotti non è l'unica cosa che puoi fare. È importante invece creare dei contenuti che siano di interesse e di valore per il tuo target di riferimento, quindi individuare quali sono le loro esigenze, quali sono i loro problemi, le loro necessità e quindi dargli una risposta. Fornirgli una risposta completa che poi si riconduca al tuo brand e che quindi crei una relazione di fiducia con loro. Ed ecco che subentra il content marketing. Ma di cosa stiamo parlando? Ormai da anni il content marketing è una delle tendenze più diffuse in ambito di web marketing e viene utilizzato sia dalle aziende più grandi sia dalle aziende più piccole o medie. Ma quali vantaggi può portare il content marketing alla tua azienda? La prima cosa che potresti considerare è quella di creare dei contenuti di valore per il tuo target di riferimento. Questo ti aiuta ad aumentare la brand awareness, quindi a migliorare la percezione che gli utenti hanno dell'immagine del tuo brand e quindi a creare una relazione spontanea, continuativa e di fiducia con loro. E senza che se ne accorgano, stai promuovendo il tuo business e quindi stai vendendo i tuoi prodotti e stai aumentando il tuo fatturato. Gli utenti, infatti, sono esasperati dalle continue pressioni pubblicitarie e preferiscono leggere e essere intrattenuti da contenuti oltre che interessanti, anche che abbiano delle risposte utili alle loro necessità. I consumatori, infatti, preferiscono acquistare dei prodotti dai brand di cui si fidano, che conoscono bene, e non dai brand sconosciuti. Così facendo, quindi, mostri al tuo pubblico in target, oltre che di conoscerlo, di avere anche dei punti di forza che sono a vantaggio dell'utente. E questo migliora la tua reputazione e migliora anche le vendite. Certo è che la competizione è tanta, quindi bisogna assolutamente distinguersi dal gruppo e creare contenuti effettivamente di valore, originali e brillanti. E non fermarsi a delle semplici linee guida o delle semplici informazioni. Bisogna andare sempre oltre, cercare di creare un'empatia, di comprendere le situazioni in cui si possono trovare gli utenti. E in questo modo si può capire di che cosa hanno bisogno e quali sono i contenuti che vogliono leggere. E i contenuti che vogliono leggere non può dircelo altro che Google o altri motori di ricerca, in cui effettivamente gli utenti manifestano le loro intenzioni di ricerca. Per questo content marketing significa anche avere una strategia SEO, sfruttarla e fornire contenuti di valore. Contenuti di valore che possono aumentare le performance del tuo blog o del tuo sito, aumentando le vendite, diminuendo i costi per il marketing. E questo lo puoi fare semplicemente generando tanti volumi di traffico sul tuo sito e quindi farti vedere, farti notare, fornire contenuti di interesse, contenuti di valore, dare delle risposte utili ai tuoi utenti e quindi costruire un'immagine del brand completa, pronta a vendere i tuoi prodotti. Quindi, riassumendo, fare content marketing significa creare dei contenuti di valore per il tuo target. Creare una relazione di fiducia con l'audience, diminuire i costi di investimento in ambito marketing, generando un aumento di volumi di traffico sul tuo sito. Se hai ancora qualche dubbio o qualche domanda su cosa sia il content marketing, scrivilo nei commenti. Se invece vuoi restare sempre aggiornato su tutte le novità del web marketing, allora iscriviti al nostro magazine.